È glorioso. Ma la statua del pensatore. Bellissima. Sì. Si rende conto che questi espedienti, per quanto possano essere fantastici da vedere, servono proprio per favorire la sua giocabilità? Non parlo solo di frame rate stabile a 30 o 60 fps. Dico, anche peraltro, personalmente non ho giocato Resident Evil 5, ma suppongo che lì gli zoom attacchino a ondate, non solo 2 o 3 al massimo. Ma cosa prova di fare analisi senza adeguata conoscenza dei fatti? E poi si permette di sputare sentenze su un gioco che non ha nemmeno giocato? Ah, il può che dare il cornuto all'asino! La smette di farci perdere tempo e lasci proseguire qua. Merda, non mi permette di approfondire più di tanto le dichiarazioni di Croix. Evoluzione Hold it! E paragone significa comparazione tra due termini, i quali, se vogliamo stabilirne l'affinità, debbono essere in proporzioni equivalenti, mettendola in termini matematici, A sta con B come 1 sta da 2, hai in mente, no? Quindi davvero vuole fare un paragone tra un gioco con telecamere fisse su sfondi prenderizzati in massimo 5 passaggi su schermo, con tutto di caricamenti per ogni passaggio di zona tra l'una e l'altra, e un gioco in alta definizione con telecamera libera in ambientazione 3D, che di personaggi a schermo ne gestirà sicuro molti di più? Per fare un paragone più sensato, per quanto comunque improprio, pensiamo a passaggio da 2D e 3D. Il 3D è tutto fuorché definibile come evoluzione diretta del 2D. Infatti il 3D non è a livelli di esteticità del 2D. Ecco, tra Resident Evil 3 e 5, alla lontana, vi è più o meno uno stacco altrettanto netto. Aspetta di cavillare su ogni singola cosa, bimbo minchia! Lei ha chiesto degli esempi di giocabilità cestinata a favore della grafica e Croix le sta fornendo. Non la tiri tanto per le lunghe. Se hai una prova che smentisce quanto detto, la mostri. Dannazione, sempre poco prima di metterlo alle strette, che abbia capito il mio gioco? Sembra faccio tutto per evitare a Croix di straparlare. Ma scoprirò quanto mi servirà per servirà a sapere. E lì si fregherà con le sue stesse mani. Non ho nessuna obiezione da muovere, continui pure, Croix. Altro esempio Metal Gear 2, non quello che faceva schifo, intendo quello bello. Hold it! Hold it! Quello che faceva schifo? Sto parlando del vecchio capitolo uscito in Giappone per console MSX prima del Solid. Ma i vecchi giochi erano belli? Quindi, con Metal Gear 2 bello intende Metal Gear Solid 2 e non Metal Gear Solid 2 e Solid Snake? Esattamente. Ehi, io non ho capito niente. Pazienti, eccellenze, ci torneremo sicuramente più avanti, perché questa me la segno di certo. Oddio, è bello, sto aggiunto evidenza. Bene. Ma secondo me questa ci serve. Sì. Mi divertivo andare al bar nella nave e spaccare ogni cazzo di bottiglia. Hold it! Spacco bottiglia. Mi scusi, Croix, ma lei, in uno stealth o gioco d'azione tattica di spionaggio, che dir si voglia, si diverte a spaccare le cose dello scenario. Insomma, non crede che... Aspetta, aspetta, ora arriva la parte più bella. Tu spari il secchiello e il ghiaccio cadeva. Hold it! Sì, ok, ma non si ecciti per... Tu sparavi il secchiello e il ghiaccio si rompeva. Oh mio Dio. Dio. Hold it! Sì, ma non si faccia venire un'erezione. Croix ha tutto il diritto di manifestare il suo entusiasmo. Oh mio Dio! Ah, sei tornato, aspetta. Il gioco di oggi è estremamente bello, sì, ci sono perché... Hold it! Proviamo... Hold it! Dai. Hold it! No, scusi, Croix, sono un... Un copo confuso. Un po' confuso. Prima mi dice che per colpa delle della grafica mettono in parte la giocabilità. E ora mi dice che è l'esatto contrario. Ma quando la giocabilità lo richiede, la grafica non è di ostacolo? Insomma, si decida o l'una o l'altra cosa. Beh, se pensa, che ne so, un Devil May Cry, lì le cose d'ambiente si spaccano. Ma questo perché sbattendo nemici ad estrema anche la giocabilità a imporlo. Ma si può capire cosa diavolo intenda con giocabilità? Ah. Too much Dante, fai lì. Grafica e giocabilità sono collegate a una relazione di proporzionalità inversa o no? Lei non capisce. Tempo non c'era bisogno che la cosa fosse imposta a giocabilità. Perché? Perché i giochi erano belli. Hold it! Ci sta sempre. Hold it! Dunque la giocabilità e la grafica sono slegate?
o si risparmia su una, o si risparmia su una per investire sull'altra. Ma lei non mi ascolta. L'ascolto invece. Purtroppo. Allora, mi dica solo se ho capito bene. Quello che rende Metal Gear Solid 2 un gioco bello è la cura per dettagli come lo scenario indistruttibile. Nonostante, essendo uno stealth, la giocabilità non glielo imporrebbe, giusto? Esattamente, era tanto difficile. Beh, sì, lo hai detto che con giocabilità tu non intendi ciò che è per il resto del mondo. Ah. Minchia, stiamo andando un po' in giù. Sì. È soddisfatto Mr. Gone? Adesso verificheremo, eccellenza. Come sarebbe a dire verificheremo? Vediamo se ora ho capito bene. Cosa intende quella con giocabilità? Penso al realismo. Sì, direi realismo. Lei intende il realismo, intende l'interazione con tutti gli oggetti che sono presenti a schermo. Esattamente, realismo non significa necessariamente fotorealismo. Quindi uno zombie che scompare non è realistico, devi rimanere lì. Una bottiglia si deve rompere, uno specchio deve riflettere, se no è un gioco brutto. Esattamente, queste cose servono a darti l'impressione che tutto intorno a te è vivo se lo tocchi. Sai, rendono per l'appunto il tuo gioco un gioco. E sono cose così indispensabili ai fini dell'esperienza di gioco? L'esempio di Metal Gear è chiaro, il gioco parla di cospirazioni e spie. Dimmi dunque, perché cazzo puoi sparare al ghiaccio secondo te? Non lo so, perché? Perché ancora i giochi erano belli. Ma porca troia! Ok, ok, l'ha sparata, ora facciamo un bel respiro e segniamoci questa ennesima cagata. Ora che è raggiunto il brillante traguardo dell'illuminazione videoludica, possiamo proseguire? Certamente. Ora sono pronto a confutare l'analisi di Croix sul primo cataclisma di settima generazione. Ma davvero? È giusto dirlo, dai, scusa. Non ha proprio pari idea di quanto ti stia per accadere, Nemmeno ti sei accorto di essere contraddetto da solo più volte. Mostrerò a tutti la tua totale incoerenza di fondo. E demolirò la tua assurda tesi sulla grafica, usando le tue stesse dichiarazioni. Preparati, qua. Ti sto per mettere a nudo. Che mente Mr. Gone? Chiederei a Croix di ripeterci la sua storia del primo cataclisma di stima generazione, per cortesia. Mi oppongo, eccellenza. Un riesame sarebbe totalmente inutile, una perdita di tempo. Si oppone? Non sia ridicolo, adesso è troppo tardi per opporsi. Cosa? Lo scopo della precedente interrogazione l'è stato illustrato preventivamente. L'analisi di Croix riguardava la grafica, fotorealistica come elemento di rovina dei videogiochi odierni. Era una massa di considerazioni astratte, inconfutabili a causa della completa assenza di dati. Per questo ti ho richiesto che facessi degli esempi pratici sul tema, per poter ottenere degli elementi concreti sui quali basare la propria critica. Ma di quali elementi parla? Lei non ha niente più di prima in mano. Di prima in mano. Ed è qui che si sbaglia, ho diverse frecce in più del mio arco. Parti a bitch. George MLG Sniper confirmed. Forse non riuscirò a dimostrare direttamente che la grafica non è in sé un cataclisma, anzi, ma di certo dimostrerò qualcosa di molto interessante per Croix. Su qua pensiero, che roba è? Minghia. Il qua pensiero! Quindi Croix, per cortesia, potrebbe riparlarci del primo cataclisma? Non lo faccia, Croix! Ha il diritto di rifiutare! Che le succede, Croix? È completamente sudato. Croix, non c'è alcun bisogno di agitarsi. Non si faccia mettere in soggezione da quel bimbo minchia. Si rifiuta semplicemente di ripetere la sua precedente analisi. Poniamo fine. Non posso. Cosa? Come sarebbe non può? Vede, lui ha detto per cortesia, per cortesia, per cortesia, per cortesia, per cortesia. Capisce la citazione? Devo farlo. Ma tutto ciò non ha senso. Ok, allora rifacciamo. No! Aspettate, vi prego! Ora nuovi elementi per pressare Croix. Stavolta io voglio questa pseudo-argomentazione pezzo per pezzo. No, non c'entra, fai press, dai. Che funziona sempre. Grafica, lo abbiamo capito. Mettiamo in chiaro giusto un po' di semplice storia. Le console e i videogiochi hanno sempre tutta la sua potenza grafica. Sì, ma non servono. Sì, lo ha già detto. Fanculo la grafica, non serve in un gioco, fanculo. Io con Final Fantasy VII mi divertivo combattendo con quattro poligoni vagamente a forma umana. Ottimo esempio, Croix. Vero? Ma si rende conto che Final Fantasy VII è probabilmente il più amato tra i Final Fantasy?
anche per quello che significò all'epoca solo graficamente, segnava il passaggio dal 2D, del 6 al 3D. Su PC, Final Fantasy VII andava solo con le più recenti schede grafiche. Brucia. Quei... Sigurd. Quei quattro poligoni a forma umana erano il top della grafica di allora. Tutti quanti andavano pazzi per la grafica di Final Fantasy. Anzi, a ben vedere, è così anche tuttora. Basti pensare al 15, basti pensare a ogni Final Fantasy che alla sua uscita segnava un nuovo standard grafico. Vuole forse dirmi che una bella grafica non giovi l'ambientazione al contenuto fantasy? No, non dico questo. Però non serve in un gioco. Ma davvero? Quindi possiamo asserire... asserire anche che la grafica, essendo superflua, non influisce minimamente sul gameplay e non offre una possibilità in termini di game design. Beh, sì, penso che si possa dire così. Sa come? No, la grafica non serve in un gioco. Perfetto. Potrebbe essere questa dichiarazione alla sua analisi? Hold it! Discutiamone un po', magari riportando alla luce ancora un po' di storia. Facciamo un esempio preso proprio a caso, Splinter Cell. Gioco stealth che faceva l'eliminazione a ogni fonte di luce e nascondersi nell'ombra. Il principio cardine dell'esperienza ludica da questa offerta, ora mi dica: senta, la grafica, un sistema di illuminazione adeguato, ciò sarebbe stato possibile? La grafica non conta, non conta, cazzo! Quindi buttiamoci alle ortiche decenni. Buttiamo le ortiche decenni di evoluzione tecnologica, già che ci siamo. Torniamo al 2D. Splinter Cell poteva essere fatto pure in 2D, tanto la grafica non serve in un gioco. Lei sta molestando Croix, snaturando e estremizzando il suo ragionamento. Affatto! Sto solo facendo emergere le affermazioni implicite nelle sue dichiarazioni. Adesso è chiaro dove volesse arrivare con tutti i suoi giri. Voleva confondere Croix. Arrivare a fargli dire quanto lei voleva per poi indurlo in contraddizione. Eccellenza! Chiedo che questa dichiarazione venga rimossa. Il bimbo minchia ha ottenuto la concezione abusando della sua posizione di Game Master e mettendo in bocca a Croix parole che non gli appartengono. Eccellenza, questo fanboy è semplicemente paraculando il suo bimbino. Ehi, ma come? Mi permetto di dimostrare perché quanto fatto aggiungere a Croix non è un'estremizzazione del suo ragionamento. Basta prendere in esame quanto l'ho dichiarato. Fanculo la grafica, non serve in un gioco, fanculo. È una dichiarazione inequivocabile. Cosa intendo dire? Noti una cosa, eccellenza. Croix non ha detto serve a poco e nemmeno non è indispensabile. Forme che avrebbero denotato delle eccezioni. Ha detto proprio che è inutile, addirittura che non serve. È proprio l'analisi di Croix essere estrema. È bianco o nero, non ci sono scale di grigi. Io stavo solo facendo emergere tutte le strutture generate da questa idea sulla grafica. Non ci interessano i suoi cavilli logici. Puoi dimostrare che non è vero che la grafica non serve in un gioco? Se la risposta è no, taccia. In un certo senso sì. Come sarebbe a dire in un certo senso? Che non posso tanto dimostrare che la grafica non serve quanto che per Croix non è vero che la grafica non serve. Cosa? Si stupirà nel vedere come Croix stesso ci abbia fornito un esempio di come sia importante l'evoluzione grafica e tecnologica per un gioco. Specie si fa parte di un certo genere. È quello. Vai. Molto bene, Mr. Gon, ci faccia vedere questa prova. Vai, no, quello sopra. No, quello sopra. Ecco! Ma... oh, ma è quella cosa che non capisco. Sa, conoscere un po' di storia di videogame può aiutare a vedere le cose da una nuova prospettiva. A volte non basta un'idea geniale per fare un gioco di successo. Bisogna fare i conti con i limiti tecnologici delle macchine sulle quali si sviluppa. Altrimenti si rischia di far uscire qualcosa di gusto ancora troppo acerbo, incapace di esprimersi appieno perché paradossalmente troppo avanti rispetto ai tempi. Per certe cose i tempi occorre accertare che siano maturi, un po' come fu per il genere stealth. Ehi, io ancora non ci sto capendo nulla. Dice Croix di Metal Gear Pre-Solid, quello che faceva schifo. Ma perché faceva schifo? Prendiamo Metal Gear Solid 2, Solid Snake. Mr. Gon? Quello in 2D per intenderci. Oh sì, sì, capisco. Lo sapeva che molte trovate di trama di Metal Gear Solid derivavano proprio da questo capitolo? Non solo, ne ricalca addirittura molte scelte di game design. Dunque, alla luce di tutte queste analogie, qual è l'unica differenza che rimane? Lo so io, è la grafica, vero? Esatto, eccellenza. Tecnologia al tempo era troppo prematura affinché il genere come lo stealth potesse esprimersi a pieno.
Figuriamoci poi, se si voleva pure raccontare una storia minimamente articolata. La grafica e l'evoluzione tecnologica in tutto ciò hanno avuto un ruolo fondamentale. Così è tuttora. Pensate a cosa potrebbe significare ambientazioni totalmente distruttibili. In termini di level e game design vorrebbe dire nuovi modi di giocare. E non solo! Un certo livello grafico permette pure di raggiungere nuove vette in termini di narrazione. Kojima stesso l'ha detto, avendo meno limiti grafici, può lasciare che sia il volto di un suo personaggio ad esprimere il proprio tormento interiore. Potrà dimostrare con scene crude l'orrore della guerra, usando la potenza del linguaggio visivo. Insomma, la grafica ha il suo peso in un gioco, nella sua economia, e come se lo va? Ovvio, deve essere contestuale, optare per una scelta estetica contestuale al gioco stesso. Ma da qui a dire che non serve o che è inutile, ce ne passa. Sì, è vero, ha ragione, ho capito tutto. In conclusione, la grafica serve, offre nuove possibilità in termini di game design e nuove possibilità anche in termini di narrazione tramite la potenza del linguaggio visivo. E Kurama stesso lo sa, l'ha sperimentato proprio come Metal Gear. Lei sta deliberatamente travisando gli esempi di Kurama, bimbo minchia. Come da lui stesso dichiarato, egli non è contro l'evoluzione delle cose. Ha evidenziato solo la crescita non uniforme del videogioco a partire dalla 7ª generazione. Ah, sì, si spieghi meglio. Con piacere.